proprio divertente. Ho giocato con diverse squadre e ho sempre detto a tutte le squadre, prima che ho giocato con loro, diciamo, dopo pallacanestro, quando giochi come lavoro è un lavoro, viene pagato a fare una cosa. Il mio pallacanestro adesso è per divertirmi. Gepard, io non ero più con la Gepard, ero più con la squadra che stavo giocando io, che era, andava a fare allenamento fuori a, non mi ricordo neanche dove facevamo allenamento, poi era 40 minuti da Bologna e tutto il resto, allora sempre una corsa per cercare di arrivare e tutto, e poi non mi sono neanche divertito, allora non solo sacrificio di correre, di tornare, arrivare da lì a fare allenamento, tornare alle partite, era anche un po' stressante, ho detto no, a quest'età se permette vuoi giocare solo per divertirmi, allora come l'ho visto a dose, ancora dopo la dose, e te che stai facendo? No, niente, perché non mi sono divertito, basta, fermo. E te, vieni da noi, che noi ci divertiamo, siamo gran gruppi di ragazzi, lo so perché anch'io lo voglio fare solo perché mi diverto. E te, provaci una volta, sono andato via in America, tornato, dai, venga a provare. Sono venuto a provare, ragazzi, tutti tranquilli, a giocare, a divertirsi, stessa faccia, tutta la partita, dall'inizio alla fine, poi quello che cercavo io. Tranquillo, pastime, arrivo, stacco tutte le altre cose da fare, lavoro, vado a giocare, lo so che quando vado ad entrare in campo con questo gruppo mi rilasso, mi diverto e finisco, cosa facevo prima che sono arrivato? Io sono arrivato così a certe volte, finisco, qualcosa di lavoro che dovevo fare, perché arrivi proprio stacchi e stai lì, divertirti con pallacanestro, sorridendo, giocando, serio, fare le cose quando devi fare serie un attimo, ma sempre divertendo. E uscendo dal campo completamente rilassato, finisco proprio, una bella birra, io sono a posto per oggi, perfetto. No, non ho mai intenzione di smettere di giocare, finché riesco ad andare su e giù, e poi anche quando riesco ad andare su e giù, mi fermo in difesa, lascio che le altre corrono in attacco, mi fermo in difesa, magari riesco anche a starci ancora. Io over 50, over 55, over 60, over 65, over 70. Ho giocato un anno con mio figlio. Sì? Stessa squadra, padre e figlio, stessa squadra. Molto bello, molto bello. Cosa storico, diciamo, per Bologna storico. Sono stati annati diversi, perché c'è stato, non c'era, era già partito per l'America, c'è stata anche Rissa, sai che lì c'hanno i derby, anche i Giardini c'hanno i derby, poi Giardini è un piacere giocare e non possiamo permetterci di portare certi comportamenti a rovinare quello che è un simbolo storico per Bologna, quello sono d'accordo su questo, quello no. Noi abbiamo fatto trasferte in pullman, andare fino a Rimini a giocare, ma con questa prima squadra che abbiamo giocato non avevamo il ritmo giusto, sbagliavamo un po' di tutto, non andava molto bene. Siamo rimasti in squadra, fino in fondo, sbagliando tanto e tutto, finita la partita, avevano giocato anche le altre prima, e detto ragazzi, per vincere questo torneo, dopo che hanno fatto le somme, se è l'unico modo di vincere questo torneo è di vincere di 28 punti. Ragazzi, è pallacanestro, divertitevi, siamo venuti qua a divertirci, non c'è nessuno stress, nessuno. E quella è stata una di quelle cose che la squadra piano piano ha detto, vabbè, ragazzi, giochiamo. Allora siamo tornati a giocare più tranquilli, ancora più stretti come squadra, e piano piano abbiamo giocato, difesa, passare la palla, facciamo le cose, piano, dopo un quarto, avevamo più 5-6, forse 7. Ragazzi, 7-4 già ci siamo, no? Secondo qua siamo arrivati in intervallo che avevamo più 12, 13, forse 14. Allora, cosa è fattibile? Allora, quello che abbiamo continuato a fare è diventare sempre più squadra, sempre più difesa, sempre più insieme, sempre a crederci di più. E abbiamo fatto, ognuno ha fatto la sua cosa, quello che tira da tre, quello che prende più in base, quello che recupera il pallone, quello che difende su un marcatore di stare di faccia a faccia. Abbiamo fatto tante di quelle cose che ci ha reso proprio più squadra, più forte, di arrivare al punto, di arrivare all'ultimo secondo, e all'ultimo secondo, più 26, ci voleva ancora due, a quasi la scadenza, un pallone recuperato, passato fuori a Lambo, a tiro da tiro scadere, boom, di 29 abbiamo vinto, devo vedere che feste abbiamo fatto.
con basket niente è impossibile, ma visto tanti risultati diversi, meno 4 sembrava impossibile per la Virtus, ma è riuscito a fare lo stesso grazie a Zancanella. Però volevo, dovevo mettere quello dentro per forza, quel maialino che niente, lo ammazzerei se lo vedo. No, quello è uno di quegli episodi che non ti va giù, perché no. Sì, uno può anche sbagliare, però certe cose che non vanno giù ce ne sono, però no. Sì, è sbagliato, questo è un sbaglio di gioco, però Vives ha avuto la freschezza di dire dai, fa la rimessa, mentre che le altre stavano lì a festeggiare o a dire ah, oh, fa la rimessa, questo è in 3 secondi, è lì che stavo per tirare, segnare che vincevamo lo stesso. Ha avuto la freschezza, so che ha sbagliato sull'ultimo palleggio, sul piede per andare fuori. È proprio così, doveva vincere la Virtus, abbiamo, vabbè, del destino, scansi non voleva tirarmi fuori con il mio 4 fallo in mezzo della zona che nessuno entrava nell'aria, e invece no, vieni fuori 3 minuti, poi mi hanno tenuto fuori per 7-8 minuti là ancora, dai, perché Dominic Wilkins in attacco girava tutto, ma io dovevo essere in mezzo per loro per difesa, perché ormai era così, la partita era impostata così e vincevamo, lasciami fare 5 falli a quel punto, no? Rischia la fine, ma non si può toccare troppe cose, ma scansi, poi volevo ammazzare lui prima, no, non Dominic Wilkins, Zancanella per primo, Zancanella per primo, però allenatore per dopo. Ma dai. Joe Bryant, ho scacciato in testa Kobe Bryant non so quante volte. Ma non fare domande, io ho scacciato in testa Kobe Bryant, ma una cosa settimanale, non è che non tutti possono dire questa cosa. Aveva? Ecco la domanda, forse 5. Però lui voleva giocare uno contro uno dopo l'allenamento, allora pagava, scusa, questo parte schiacciato in testa, ma è una cosa da... Però nessuno, ma non era, piaceva un po' pallacanestro, ma non potevo mai vedere che sarebbe stato un giocatore di questo livello. Fatto Cantù 3 anni, Benetton a Treviso 3 anni, 2 anni a Pistoia e poi 7 a Bologna. Poi ancora 6 a Cantù, poi ancora 1 a Bologna. Allenatore. E poi giocatore, team manager, allenatore. Ho fatto 3 ruoli diversi in giro di 7 mesi. Anno di Attaman e anno che è arrivato, come si chiama, col maiale? Secondo maiale che ci ha rovinato a... Non Sacrati. Sacrati? Era lui. Era dopo, come si dice, Martinelli. Martinelli poi Sacrati, dal padella alla braccia. Fortitude è un spirito combattente che non molla mai. Per quello paragono molto a mia squadra di Milbank, perché quando vedi episodi così ti dà proprio la prova di quello che uno dice, no? Proprio un spirito, fuori tutto, sempre quello di non mollare mai. Poi una squadra che ha sempre avuto tante, diciamo, sofferenze di retrocessione, promozione, situazioni difficili, cose fatte magari non giusti contro, diciamo, senza sottolineare nessuna, che sono stati parecchi, però sempre insieme a non mollare, come si vede anche con tifoseria lì, unica, una dei pochi che serie B, serie C, serie Z, sono in 3.000, 4.000 lì, non, secondo me per una squadra avere un seguito così a tutti i livelli deve essere proprio un grandissimo piacere, deve lasciare la squadra così, e poi ti dà quell'extra spirito, diciamo, quando sei in campo, che loro sono sempre quel sesto uomo in campo, dai giocatori molto apprezzati e molto più sentito di quanti giocatori lo dicono o che quanti si rendono conto di loro importanza, diciamo, quando ci sono. Però penso che la Fortitudo è proprio un simbolo di sofferenza, di lottare contro, poi fallire tanto, perché fa anche quella parte, perché quando sei abituato a soffrire e anche a perdere tanto, diventi sempre più duro per resistere a quando arriva, no? Altri momenti che deve soffrire.
un po' come lì, io sono anche interista. Allora diciamo che sono abbinato proprio bene, 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 potete dire interista proprio. Beh, dovete fare anche per il Bologna, poi è posto. Sì, sì, ma Bologna è sempre stadio e tutto il resto, quello sì, Bologna è sempre, non, è, non si discute neanche su quello, Bologna è sempre stato stadio, seguito di tutto, anche se ci sono certi, sono certi momenti che mi massacrano quando c'è Inter che arriva a Bologna, però buono poi anche con Inter, 2010, ho fatto pagare un bel po' ai Juventini. Passaporti a mano, cittadinanza, e non mi facevano giocare all'italiano. Ho dovuto andare al TAR. Primo giocatore di andare al TAR con Petrucci, scontro diretto. Sono andato al TAR con Petrucci. Scontro diretto, che hanno cambiato tutto da lì. E quell'anno che mi hanno costretto di andare o ero squalificato per il prossimo campionato, no? Come hacker. Sì, sì, sì. Allora, alla fine, chiaro, ci vado perché era sotto contratto e tutto il resto, uno vuole essere squalificato, sono andato. È stata un'esperienza più bella che avevo mai fatto. Allora mi faceva ancora arrabbiare di più che non me l'ha chiamato prima. Ah, di andarci 8-9 anni prima, quando avevo tutto, era tutta un'altra cosa, e andare a 36 era diverso. Però è stato un grandissimo divertimento. È grande, è stata un'esperienza veramente che quando non giochi in nazionale, perché in America nazionale no, o giocavo in Italia, se non potevo mai avere esperienza, sapere cosa sarebbe stato la possibilità di giocare per una nazionale. È stato un onore perché venendo dall'America, prendendo la cittadinanza, che in Italia vivevo, volevo imparare la lingua, ho imparato la lingua, la cultura, ormai viveva il locale con i ristoranti, i pub, soprattutto i pub. Sono stato a Bologna più anni di tutte le altre, perché anche vivendo dopo e 8 anni che sono stato a giocare, sono stati tanti anni, poi tra una e l'altra, sempre alla fine, anzi quando giocavo a Pistoia venivo a Bologna a mangiare, giocavo a Cantù venivo a Bologna, ma allora alla fine venivo sempre a Bologna da tutte le parti, anche a Pesaro si veniva sempre a Bologna, allora sono tanti anni che Bologna è proprio stato, diciamo, il mio centro, ormai a casa. È bello di fare parte di un gruppo come Emil Banca, senz'altro, perché se qualcosa deve rispecchiare come sto in squadra con questo gruppo, mi aspetto tante tante cose, diciamo, sì, sì, le mie aspettative sono quelle. Ormai siamo su stessa onda, come la squadra, come gruppo, sono tutti parte di Emil Banca, pretendo di avere tutto trascinato allo stesso modo, diciamo, quando si tratta dell'Emil Banca.